Senatore Bricolo, prego. Grazie Presidente. Viste le polemiche, le strumentalizzazioni e anche le falsità che sono state dette, mi riferisco soprattutto agli interventi che mi hanno preceduto, mi sembra corretto partire dalla genesi di questo provvedimento per spiegare al meglio quella che è la nostra posizione. Dall'inizio della legislatura la nostra maggioranza è intervenuta in diversi settori che si collegano al mondo della giustizia con l'intenzione di affrontarli tutti coerentemente con un progetto di riforma generale dello Stato che vogliamo realizzare. Abbiamo già approvato la riforma del processo civile, nuove norme antimafia, nuove norme contro la criminalità e l'immigrazione clandestina. Abbiamo affrontato al Senato la riforma della professione forense. Il Governo, col Ministro Alfano, ha già annunciato un nuovo piano carceri ed è in discussione il grande tema della riforma della giustizia. In linea con questo percorso riformatore, i nostri alleati del PDL ci hanno proposto di intervenire con questo disegno di legge sul codice di procedura penale per introdurre il principio di ragionevole durata del processo. Noi l'abbiamo valutato, abbiamo visto anche che il contenuto era del tutto simile a proposte di legge presentate negli anni da diversi autorevoli parlamentari di centrosinistra e lo abbiamo dunque sottoscritto e sostenuto prima in commissione e poi in aula. La necessità di garantire un giusto processo è dal nostro punto di vista assolutamente condivisibile. Il nostro è il paese dei processi troppo lunghi, i più lunghi d'Europa, processi che si sa quando iniziano ma non quando finiscono, processi che invece di garantire giustizia molto spesso creano ingiustizia, soprattutto per quei cittadini che rischiano di attendere invano per anni e anni una risposta da parte dello Stato. Sapevamo che questa proposta avrebbe incontrato l'ostilità da parte di molti settori della magistratura e questo era facilmente prevedibile. La casta dei magistrati, che in molti casi poi è responsabile del malfunzionamento della giustizia, è anni che cerca in tutti i modi di bloccare leggi di riforma del settore. Si lamentano che le cose non vanno per poi bocciare qualsiasi proposta di cambiamento. Niente di nuovo dunque, anzi, semmai la prova che si andava nella giusta direzione. La cosa che non ci aspettavamo invece è stato il cambio di linea delle opposizioni, visto che questa legge, come ricordavo prima, ricalca diverse proposte già presentate dai responsabili di giustizia del Partito Democratico. Cari colleghi, su questo è giusto essere chiari. Fino a pochi mesi fa eravate favorevoli a questa riforma. Poi, quando vi siete accorti che interessava uno dei tanti processi del Presidente del Consiglio, allora avete di colpo cambiato idea e avete rinnegato, questa è la parola giusta, lo ricordava ieri anche il senatore Mazzatorta, avete rinnegato le vostre proposte. Evidentemente questa legge per il Partito Democratico è giusta e condivisibile se riguarda i cittadini di questo Paese. Non va bene se fra questi c'è anche il Presidente Berlusconi. Questa è la realtà dei fatti. Siete voi dunque che avete cambiato idea, siete voi che vi siete contraddetti, siete voi che avete cambiato linea e da questo punto di vista, visto che ci accusate di questo, siete voi che vi dovreste vergognare. E qualcuno anche al vostro interno ve lo ha fatto capire ieri molto chiaramente. In più occasioni, su richiesta di voto segreto da parte dei rappresentanti del centro-sinistra, diversi senatori dell'opposizione hanno votato contro gli emendamenti presentati dai propri gruppi. Senatori del PD o dell'Italia dei Valori hanno votato con noi, dando ragione alle nostre proposte, dando così uno schiaffo morale a Bersani e a Di Pietro, che proprio ieri sui giornali chiedevano il massimo ostruzionismo e la massima contrapposizione a questo provvedimento. Evidentemente il voto segreto è servito a qualcuno per rivendicare la propria coerenza. Detto questo, io credo che in democrazia ogni gruppo è libero comunque di fare quello che crede, anche di cambiare idea. Questo è sicuramente legittimo. Mi permetto però solo di far presente una cosa.
È dall'inizio della legislatura che dedicate la maggior parte del vostro tempo ad attaccare le nostre proposte, il nostro governo, contestando tutto, criticando tutto, dimenticandovi però che i cittadini guardano i fatti e ragionano con la propria testa. Faccio un esempio. Parlate spesso di questione morale, in nome della quale avete chiesto in più occasioni le dimissioni di vari rappresentanti del governo. Mi chiedo, prima di farlo, avete mai pensato di guardare dentro casa vostra? Non solo io, ma molti cittadini si chiedono cosa fa ancora Bassolino comodamente seduto sulla sua poltrona da governatore dopo un rinvio a giudizio per truffa aggravata? Perché in Calabria non avete mandato a casa Agazzo Loriero, anche lui indagato? Perché in Puglia, dopo lo scandalo sanità, non avete fatto dimettere la vostra giunta? E lo dico non solo ai rappresentanti del Partito Democratico, ma anche a quelli dell'Italia dei Valori, che sono sempre i primi a fare la morale agli altri. Caro Belisario, caro Di Pietro, cari Oligotti, cosa fate ancora con i vostri consiglieri in queste maggioranze? Perché sostenete ancora queste amministrazioni? La risposta è molto chiara. Solo per garantirvi i posti di potere. Questa è la realtà. E con questo non voglio dire che non è giusto parlare di moralizzazione della politica. Anzi, dal mio punto di vista è doveroso farlo. Però quando lo si fa, lo si deve fare a 360 gradi, caro Belisario. Con coerenza e soprattutto senza demagogia e propaganda, altrimenti si perde solo di credibilità.